Salve a tutti ragazze e ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, ci troviamo in un nuovo video unboxing. E infatti oggi unboxerò questa nuova cover per il tablet Huawei MediaPad M5 da 10.8 pollici. Iniziamo! Bene, come sempre trovate il link in descrizione del prodotto che sto unboxando se nel caso lo vogliate acquistare. Dunque procediamo, ho come sempre il mio solito taglierino, spero che vi piaccia anche questa nuova postazione che ho per questo unboxing. Fatemi sapere nei commenti. Vediamo, volevo fare un taglio leggermente delicato perché innanzitutto dovrei riuscire ad aprirlo, anche questo è già un problema. Non so se c'è un modo particolare, sono io che sono ignorante, non lo so aprire. Comunque, eccola qua. Allora, io ho acquistato questa cover perché tra quelle disponibili su Amazon era l'unica che avesse il rivestimento in TPU. La mia attuale cover, che è questa qui, che è leggermente, diciamo, rovinata, ha comunque quasi 2 anni e era il momento di cambiarla, anche perché si è proprio disintegrata questa parte nonostante il tablet non mi sia caduto. Mettiamo da parte il tablet, apriamo questa confezione, un po' di pubblicità che ci fanno anche loro. Questo video non è sponsorizzato, potevo anche censurare la marca, perché comunque non è sponsorizzato. Praticamente il colore è lo stesso, nonostante io mi chiami Aquamarine, ho preso il rosa, comunque niente, qua c'è un bigliettino con scritto thank you, qua boh, una cosa strana. E il tablet in sé, allora, come prime impressioni posso dire che è davvero robusto, come plastica, come materiale veramente robusto. Il tablet dalla mia vecchia cover è praticamente scivolato fuori. Ok, facciamo una prova. Ok, wow. Sì, sembra davvero molto solida. Facciamo una prova con i suoni, più che altro, quello che mi interessa. Ok, questo è il suono che esce dal tablet con la cover. Esce praticamente dalla parte superiore. Come qualità sonora mi sembra comunque buona, la cover comunque è ben fatta, io comunque ve la consiglio. Come vedete è leggermente rialzata sui bordi, vedete che è leggermente più alta, proprio per permettere in caso di caduta di attenuare i danni fatti dal tablet. Ovviamente il tablet aumenta di dimensioni col fatto di avere il portapenne che più avanti testerò. Comunque ha anche questo sistema qui, penso o per inserire qualcosa, magari punti di ricambio per la penna, o comunque per evitare di in caso di caduta di sbattere direttamente nel lato. Bene ragazze e ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Aquamarine!